Allora, così avete avuto un piccolo panorama di come, di quali sono gli argomenti trattati da loro. Volevo informarvi che siete, che siamo in streaming su Ustream e in diretta anche su Movi Radio, così per ricordarsi che è il nostro modo di stare sulla rete. Dovrebbero esserci qua, c'è qui il signor Antonio La Terza per parlare del Seveso come gruppo di lavoro ambiente. Non so se c'è qualcuno per il gruppo di lavoro sanità. No, pare che non ci sia nessuno, per cui dopo di lui ripartiremo con le domande. Ok, grazie. Grazie Carlino, grazie a tutti. E vediamo. No, perché deve stare un po' a distanza perché è un po' forte. Si sente bene, giusto? Allora, io sono La Terza Antonio, come consigliere di Zona 9 e un po' come i vecchietti, no, che si interessano dei lavori che stanno facendo. Visto che sono in consiglio di zona 9, visto che il Seveso passa da sotto casa, purtroppo insomma, mi sono occupato di questa tematica che rientra nella tematica più generale che è il rischio idrogeologico. Che cos'è? Oggigiorno basta fare una ricerca su internet e le immagini di Google ci restituiscono queste immagini, no? Delle alluvioni, delle case che cascano. Però questo, insomma, da un certo punto di vista resta quando lo si vede in televisione o su una ricerca su Google, invece in zona 9 lo vediamo da vicino. Questo è il, diciamo, vicino alla piscina scarionica grande via Valfurva, un po' come viene inondata, e questa è la cantina di casa. E nei casi più, diciamo, migliori, ti tocca buttare via qualche libro, qualche dispensa dell'università, qualche appunti fatti per la tesi, ma in altri casi, come è successo a Milano, i danni stimati sono stati di 25 milioni di euro tra auto danneggiate, danni ad attività commerciali, e qualcuno ha spento la luce, ah sì, e in più una cosa appunto molto strana, a Milano, stiamo parlando di Milano, è andata via in interi condomini la luce per 48 ore. Perché tutto ciò e come ce lo spieghiamo? Dovremmo trovare noi del Movimento 5 Stelle la soluzione? Arriviamo al punto Seveso e diciamo, facciamo alcuni accenni, ovviamente sicuramente non vi tedierò perché ovviamente non possiamo affrontare argomenti prettamente tecnici, ma la cosa va vista da due punti di vista, burocratico-politico e in parte tecnico. Su Google Maps, con Google Maps ho fatto un po' un percorso, giusto, non so se riescono a leggere i paesi, qui c'è Cantù, qui c'è Calugo, Mariano Comense, Cesano Maderno, Varedo, Senago, Paderno Dugnano e questa è Milano qua sotto. Quindi questo è più o meno il percorso del Seveso, questo visto in questa modalità. Se passate alla modalità Google Earth, vi rendete conto come quella parte grigia è tutta parte urbanizzata e la parte verde, vedete, proprio è appena alla vostra, diciamo, a sinistra di quello che è il percorso del Seveso, quindi è veramente una piccola zona, e Senago, guardate, proprio a ridosso di quella zona verde. In genere quando vediamo i disastri che vengono fatti, no, che capitano, soprattutto poi se capita al sud, ma lì hanno costruito sul torrente. Qui in questa figura, questo è un documento AIPO, che sarebbe l'Agenzia Interregionale del Po, in una conferenza del 21 novembre 2012 a Milano, la parte blu sono i fiumi e la parte rossa sono i fiumi intubati. Quindi in pratica questo qui, si vede la manina, no? È il Seveso, e questa è tutta la parte interrata dentro Milano. Questo è un torrente piccolo, il Garbogera, e questa è la parte interrata in Milano, eccetera, eccetera, fino all'Olona, quindi vedete che praticamente Milano è costruita quasi sopra i fiumi. Questa che vedete, allora, questa è l'area di Milano, e diciamo la striscia che si vedono delle macchie grigie, e com'era l'urbanizzazione nel 1954. Il 1954 è importante perché viene dopo il 51, ma non per una questione matematica, ma perché nel 1951 c'è stata una grossa alluvione a Milano,
che insomma ha interessato fortemente Milano, e a seguito di quest'anno nel 54 è stato progettato il canale scolmatore. Nel disegno di prima vedete che i fiumi vanno sempre da nord verso sud, in questo caso è questa linea azzurra che taglia praticamente da diciamo che taglia verso ovest, quindi praticamente doveva servire, serve in parte, per portare le acque del Seveso al vicino. Questa invece com'era nel 2000, l'urbanizzazione, quindi porto un po' indietro, ecco, era 54, 2000, per cui in pratica non sono soltanto i cambiamenti climatici, ma anche l'opera che l'uomo fa. Questa è una schematizzazione di tutto il corpo idrico della Lombardia, alla sinistra c'è il Ticino, alla destra c'è l'Adda, e ogni puntino rosso che vedete è quello che ha in mente l'autorità di bacino del Po per arginare i fenomeni come dire, di esondazioni nella città di Milano o in generale. E ogni puntino rosso è una vasca di laminazione. Questo in particolare è il progetto dell'AIPO, Agenzia Interregionale del Po, per quanto riguarda il Seveso. Prevede, dove ci sono quattro frecce, 1, 2, 3, 4, praticamente, qui si vede, credo che si capisca, insomma, quattro vasconi indicativamente di 1 milione di metri cubi l'uno. Quanti campi da calcio saranno a Senago? 10 campi. Scusa, il dettaglio di quello che si fa una faccia. Quale? Sotto casa mia. Ok, allora qui in effetti mi hanno messo di fianco Silvana, però è un po', non posso parlare di Palermo. Allora, guardate qui abbiamo quattro vasconi. Cosa significa fare dei vasconi? Significa che siccome è stato urbanizzato e quindi il territorio è stato impermeabilizzato, cioè l'acqua non viene più assorbita dal terreno, ma viene proprio rilasciata di botto verso il fiume. Quindi cosa hanno pensato i progettisti? Facciamo quattro vasconi e conteniamo quest'acqua. Il problema è che questo è praticamente andare a mettere una pezza sugli effetti, non curare le cause. Ovviamente non è che stiamo proponendo di abbattere tutte le costruzioni e di rendere tutto verde, poi vedremo, ci sono delle soluzioni. Quindi questi sono quattro vasconi, in particolare ce n'è una progettata indicativamente di 1 milione di metri cubi a Paderno e una a Senago. Come vi ho fatto vedere prima, Senago nel verde, per cui cosa hanno pensato quelli dell'AIPO? Che in questo progetto la priorità va data a quella di Senago. Anche se idraulicamente si dimostra che Paderno o Senago è equivalente. Poi ritorniamo su questo concetto. Intanto questo disegnino qui è quella che la portata a Paderno prevista in 100 anni. Questa previsione è stata rilasciata da AIPO a novembre 2012. In pratica c'è, diciamo, una durata complessiva di 36 ore, però vabbè, anche se nella parte centrale l'intensità maggiore, con un picco di 150 metri cubi al secondo. Questa era la previsione nel 2012 a 100 anni. Bene, e questo è successo l'8 luglio 2014, per cui in pratica probabilmente adesso dovevo rifare i calcoli. Quindi vedete che correre ai ripari con dei vasconi potrebbero risultare insufficienti. Ma dobbiamo trovare noi, ripeto la domanda di prima, dobbiamo trovare noi del Movimento 5 Stelle la soluzione. E allora mi sono impelagato nella ricerca di cosa era successo nel 2012. Addirittura nel 2012 una delle presentazioni del convegno in Regione Lombardia diceva che bisogna intervenire a monte con nuove trasformazioni, rispettando il principio di invarianza idraulica. Il principio di invarianza idraulica ti dice: qui c'è un terreno, ad oggi nel momento in cui piove in che modo viene rilasciata l'acqua? Bene, fai in modo che al di fuori di quest'area, se ci costruisci un parcheggio o una costruzione, fai in modo che l'apporto di acqua verso il fiume sia la stessa, in modo che non vai ad accelerare il rilascio di acqua. Ci sono un sacco di, diciamo, di una serie di interventi, quindi sistemi di drenaggio urbano sostenibili anche per nuove infrastrutture varie, e in più qualcuno propone anche sull'esistente, sfioratori non efficienti, in modo che praticamente si limiti appunto questo afflusso di acqua verso il torrente. Vado avanti. Qua c'è anche Metropolitana Milanese che praticamente sta prendendo dei, diciamo, dei provvedimenti, infatti è Metropolitana Milanese per Milano e che è quella che gestisce l'acqua,
e cerca di imporre dei limiti alle portate di acque meteoriche scaricabili in fognatura per i nuovi quartieri e praticamente fanno interventi di recupero o di ristrutturazione significativa, per cui stanno facendo qualcosa. Questa è una delle conclusioni a cui arriva una delle presentazioni, dice un approccio al tema dell'invarianza idraulica, che è quel principio che vi esponevo prima, cioè fare in modo che l'acqua che arriva al fiume non arrivi più violenta di quanto non si è costruito, ma che insomma l'apporto sia simile. Quindi nella trasformazione urbanistica per scelte relative a sistemi di drenaggio urbano sostenibili, quindi si punta ad ottenere attraverso l'uso insomma di alcune tecniche che siano più sostenibili sotto l'aspetto ambientale, è più facile da inserire nelle aree nelle quali la disponibilità di spazio libero costituisce un fattore critico. In più, ad esempio, molti interventi ci tengono alla manutenzione dei canali e anche a una manutenzione praticamente che sia ecologica. Un intervento simile l'hanno fatto a Parco Nord, in cui praticamente non hanno fatto rispondere di cemento armato, ma hanno cercato di arginarla con trocchi in varie modalità. In questo modo l'acqua viene anche frenata. In più, spolverando questo convegno del 2012, mi ha colpito molto, qui c'è una sorpresa finale, perché tenete presente che tutto quello schema che vi ho fatto vedere prima di riprogettazione che va dal Ticino fino all'Adda è a capo di una società, Etatec, che è un professore del Politecnico che si chiama Paoletti. Allora, in questa slide si dice che i sistemi tradizionali sono di vecchia filosofia. Invece l'attuale filosofia di progetto e gestione, spesso riconosciuta insufficiente, è la gestione delle piene urbane centralizzata per controllare portate e volume di piena per migliorare la qualità delle acque meteoriche. Invece la gestione delle piene urbane diffusa alla sorgente con invasi e trattamenti delle acque meteoriche atte a ridurre la formazione e il degrado qualitativo delle piene. Questa è la nuova filosofia di progetto. E tatan, è proprio lui, il professor Alessandro Paoletti, che è praticamente il progettista delle vasche di laminazione, che proprio perora una che è quella delle nostre obiezioni, che è inutile trovare la soluzione delle esondazioni con la costruzione di vasche, ma risolvendo il problema a monte, creando appunto, trattenendo l'acqua, creando dei tetti artificiali, dei parcheggi che riescono ad assorbire l'acqua, eccetera. Quali azioni può fare il Movimento 5 Stelle? Il Movimento 5 Stelle, al di là delle mozioni e diciamo quelli che sono gli strumenti parlamentari o consigliati, può denunciare la cattiva amministrazione. In questo caso, siccome il tema delle acque è materia concorrente, sì, ma è in capo a diverse persone, il Movimento 5 Stelle potrebbe, tramite i propri portavoce, coinvolgere il proprio cantone, che è l'autorità anticorruzione di cui parlava prima Silvana. Noi non è che andiamo lì perché abbiamo scoperto una corruzione. Dobbiamo manifestare la nostra opinione sulla malagestio. Qui abbiamo visto, ci sono degli elementi anche proprio di progettisti che dicono che si può intervenire proprio sulle cause. Quello che denunciamo in pratica è una gestione finalizzata al business e non alla soluzione dei problemi. La gestione della pubblica amministrazione deve essere finalizzata alla massima efficienza ed efficacia. Non so se si riescono a vedere i numeri, però ad esempio in questo caso qui c'è una tabella col costo complessivo di quelle quattro vasche di laminazione. Qui vedete che il costo della vasca di Senago è 30 milioni da 1 milione di metri cubo e la vasca di Paderno Dugnano, sempre da 1 milione di metri cubi, ha un costo di 16. Per cui qui c'è proprio una corruzione intrinseca. Perché la pubblica amministrazione va a scegliere di costruire la vasca di laminazione dove deve spendere 30 milioni di pari capacità? Vi lascio con questa domanda. Grazie. E nuovamente